Vorrei fare una riflessione riguardo l'autorità esercitata dalla Chiesa in termini morali, collegandolo all'indifferenza nei confronti appunto della Chiesa, che soprattutto nelle nuove generazioni è dilagante. La sensazione che ho è che questa indifferenza sia il livello base, quello più presente, e che poi cambi e diventi insofferenza nei confronti della Chiesa per quel che riguarda proprio delle questioni morali. Viene da pensare ad esempio alla questione dell'aborto, per cui la presenza della Chiesa viene vista come molto ingerente, molto influente. Appunto, la sensazione che ho è che una certa autorità la eserciti ancora la Chiesa. Io credo che tenta di esercitarla, che ce l'abbia davvero no, soprattutto di morale sessuale. Sul problema dell'aborto, io credo c'è una difficoltà reale, nel senso che l'aborto resta indubbiamente per l'ebraismo, per la Chiesa, ma non solo, io credo, ma per le donne stesse, resta qualcosa che contraddice la vita, che contraddice quello che è inerente anche al loro essere donna. Il problema della Chiesa è che quando ne parla male. Il problema è che quando si usa il linguaggio, anche il Papa l'altro giorno per due volte che dice si usano sicari per uccidere, questo è un linguaggio che offende, ferisce le donne e non è un linguaggio buono. Ma lì credo che è ancestrale una specie di vendicarsi sulle donne. Nella Chiesa c'è poco da fare, c'è nei confronti del femminile o del femminile, o i chierici lo assumono e diventano femminili loro, ma se esterno a loro lo odiano. E perché lo odiano, secondo te? Perché per loro è sempre il maschile che regna, è solo il maschile. Però perché odiano questo nelle donne? Lo vorrebbero riservare anche per loro? Ma se possono intervenire, a proposito di questo, ci sono chiese protestanti, per esempio, nei paesi d'Europa del Nord, in Gran Bretagna, che tentano una forma di sopravvivenza, in qualche modo, se posso permettermi, assecondando il secolo. Per cui ci sono ordinazioni femminili, c'è su tanti aspetti, per quello che riguarda la morale sessuale, ma non solo, c'è una grande apertura, insomma, a quella che è una sorta di opinione corrente, divulgata nel XXI secolo. Si può dire che questa sia, secondo lei, una tentazione anche per la Chiesa Cattolica? Io credo che sia la tentazione di molti che dicono quello ammodernatevi, però vedi, il problema non è quello di mondanizzarsi, il problema è quello di essere più evangelici, di avere più misericordia. La Chiesa certe cose non può dire che l'aborto è bene e non lo dica, non lo può dire. Però non può dire neanche con delle parole negative sulle donne, come questa pigliate un sicario per uccidere la vita, che è offensiva. Questo secondo me è un linguaggio da evitare. Ma lei può dire la vita va rispettata dall'inizio all'ultimo, e come lo dice, ma senza poi avere i mezzi e avere comunque poi compassione, perché il problema dell'aborto bisogna conoscerlo, bisogna sentire le donne come lo vivono. Il problema è serio quando senti loro. Io quante ne ho sentite che sono venute da me, devo abortire, non devo abortire. Non è che facciano come pigliare una caramella, ma hanno dei grossi problemi anche. Poi restano ferite. In questo senso capire le persone, quelle che sono state violentate, cosa significa per loro. Allora non si tratta di dire è bene ciò che è male, no, si tratta solo sempre di capire le persone. Le persone sono al di sopra di quello che compiono. Un atto non definisce mai una persona. Una persona è più grande anche del peccato che lei ha commesso, in tutti i sensi. Io vorrei una Chiesa in quel senso. Poi
per l'ordinazione delle donne oggi non c'è ancora la comprensione né nella Chiesa Cattolica né nella Chiesa Ortodossa, forse si arriverà, ma per me non sono i problemi, però per me sono i problemi perché alle donne non gli si dà il potere che hanno gli uomini negli organismi. Perché nella vita monastica una badessa vale quanto un abate? E una badessa conta quanto un abate e ha lo stesso imperio di un abate. E nella Chiesa Cattolica no. Questo è 1500 anni che le abadesse hanno lo stesso potere degli abati maschi e non sottostanno agli abati. E perché nella Chiesa questo non si può avvenire? Perché nei vari organismi economici, finanziari della diocesi non ci sono donne? Quella è la cosa che mi disturba e mi dà fastidio. Però gli altri posti di comando, mentre sono tutti in mano ai maschi, perché non alle donne? Ci ho sentito affermazioni che il Papa ha fatto. Era lì. Poi giustificava con diciamo argomenti di biologia fondamentalmente qual è il confine in cui si potrebbe parlare di omicidio secondo appunto e quello che mi diceva è che in fondo se dobbiamo arrivare ad utilizzare argomenti come la biologia appunto in un discorso di quel tipo che non è solo morale ma è anche proprio religioso, spirituale, forse c'è qualcosa che non va perché non può essere convincente. Poi è una casistica. Sì. Fai la casistica legalistica, questo sì, questo no, tutta una serie di casi. Lì poi da una persona all'altra cambia tutto. Poi volta per volta di fronte a una donna io mi inginocchio e non la condanno. Non mi inginocchio e non la condanno. Io ho imparato così. Il mio parroco, che era cattolico ma intelligente, infatti l'hanno anche sospettato di modernismo, quando ti andavi a confessare, sai che ti mettevi in ginocchio, dicevano no, mi inginocchio io, tu stai in piedi, perché sono io che mi inginocchio a te, non tu che devi inginocchiarti di fronte a me, non sono mica il giudice. Questo era un parroco di campagna, non era un teologo grande, ma faceva come fanno i preti ortodossi, loro che ti chiedono a te di restare in piedi e loro si inginocchiano di fronte a te per sentire la confessione. Dario. Cosa dici? Il problema sull'aborto è che credo si tratti proprio di una dottrina sia ontologica che morale molto definita, per cui è il personalismo ontologico da una parte, cioè l'idea che l'essere umano è persona fin dal concepimento, e questo vuol dire che qualsiasi atto va contro l'idea di non uccidere, quindi è difficile poi ammettere delle eccezioni, e questo è l'altro problema, che la Chiesa si pone con una morale assoluta, no? Deontologica, per cui non ammette eccezioni. No, e questo... Però una volta commesso il peccato... Certo, la Chiesa insegna regna la misericordia, certo. Non regna più la legge, certo. Quindi tu non infierisci più sulla persona dicendo un sicario, si paga un sicario per abbassare. No, infatti queste, la misericordia e compassione sono le parole che permettono di andare al di là della rigidità dei principi assoluti. Però pur essendo totalmente, avendo una visione totalmente diversa, capisco la difficoltà di avere a che fare con questi temi. È un po' lo scacco, perché comporta una revisione profonda e totale sia dell'ontologia che della morale. Cioè vuol dire ad esempio avere una concezione molto diversa di quello che cos'è dell'essenza dell'essere umano, perché pensare che ad esempio il feto è una parte della donna prima di essere una persona è qualcosa di impensabile per il pensiero cattolico. Penso che c'è un'enorme differenza tra un feto e una persona sviluppata, e penso che la relazione fortissima che c'è tra la donna e il proprio bambino sia qualcosa che viene prima dell'individuo, cioè prima di essere individui noi siamo un pezzo di una relazione e questo ci forma per tutta la vita e quindi questo secondo me ha delle conseguenze anche morali.